Buonasera da Pescara ai telespettatori di Rete 8 con il collega Andrea Berardinelli. Siamo di fronte alla cattedrale di San Cetteo, dove tra breve entrerà la processione che è partita alle 7 dalla chiesa del Sacro Cuore dall'altra parte della città. È la processione principale, questa del Venerdì Santo di Pescara, perché ricordiamo che in città ce ne sono altri in altri quartieri. Ma questa unisce un po' tutti, una processione molto partecipata con i simboli della Passione che vengono portati dalle parrocchie, ci sono le associazioni, i fedeli, le autorità, insomma un po' tutta la città si stringe attorno al Cristo morto e alla Madonna addolorata, le statue che tra poco passeranno davanti alla nostra telecamera per entrare nella cattedrale di San Cetteo. Ma qui vicino a me ho, come ogni anno, e lo ringrazio per questo, Don Emilio Lonzi, che ci spiegherà e ci racconterà, ci farà entrare proprio nel vivo dei simboli della passione del Cristo, ci racconterà un po' di quel che ha subito Gesù per i credenti e cosa rappresenta questo Venerdì Santo alla luce di domenica, alla luce della Pasqua. Pasqua, che è una delle principali festività del cristianesimo. Grazie Don Emilio, ti do del tu perché ormai ci conosciamo. Allora, come descrivere questo Venerdì Santo, come descrivere questa processione qui a Pescara? Intanto buonasera a tutti. Fin da domenica, con la lettura del Passio, della Passione secondo Luca, siamo entrati nel vivo di questa settimana santa. Il racconto della Passione è un racconto drammatico, a volte anche struggente, e così il Venerdì Santo trova un po' il suo culmine nella rappresentazione. Attraversano le vie della città questi simboli, quei simboli che hanno caratterizzato la sofferenza di Cristo, e noi sappiamo che la sofferenza di Cristo è solo una manifestazione grande, grande davvero, del suo amore. Ecco, è passato ora il primo simbolo, gli ulivi. L'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi. Padre, disse Gesù, se puoi allontana da me questo calice, ma non significava non voglio soffrire, ma voglio capire questa sofferenza. E probabilmente ha cominciato a comprendere quella sofferenza nel momento in cui l'angelo, ed ecco l'angelo che sta arrivando, lo ha consolato in quell'incredibile dolore, mentre immaginava un po' tutto ciò che gli sarebbe accaduto a poco. Cosa avrà detto? Probabilmente potrebbe aver detto che quella sofferenza sarebbe servita al perdono di tutti i peccati del mondo. E allora Gesù, consapevole del significato di questa sofferenza, di questa realtà così dolorosa, è come se l'avesse voluto accettare maggiormente. Accettando maggiormente è arrivato a sudare sangue, cioè una pressione sanguigna talmente elevata in un momento di dolore così grande che i capillari scoppiano. Questo significa l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi, pronto a morire per la salvezza di tutti. In questa città di Pescara non c'è una processione scenografica, ma non nel senso negativo del termine. Però è una processione intensa, ecco, sentiamo un po' l'eco degli altoparlanti, di una preghiera continua. Ma quest'anno vi posso dire che ho trovato molta compostezza. Gli altri anni abbiamo detto che c'era tanta partecipazione sui marciapiedi, ma non come quest'anno. Quest'anno ho trovato un momento, un tempo di raccoglimento profondo, come se tutti si volessero fermare quei 10 minuti, quel quarto d'ora, e riflettere che cosa sta accadendo, che cosa significa quello che sta passando dinanzi ai miei occhi. C'era un po' di stupore e molta partecipazione. Ecco, questa spada ha questo duplice significato, sì, quello di ferire, ma anche quello di trafiggere il cuore, nel senso di arrivare nella profondità del tuo essere. È lì che la parola di Dio può toccarti, può lasciarti un messaggio prezioso che può sicuramente causare anche la tua maggiore conversione. Partecipazione di tanta gente e anche di tanti gruppi, abbiamo visto gli alpini, cioè sono gruppi eterogenei, non ci sono soltanto i fedeli, i singoli fedeli, le parrocchie, ma ci sono le associazioni, poi non dimentichiamo le forze dell'ordine, ci sono anche le autorità. E ne parlavamo prima, dietro ogni simbolo ci sono molte più persone rispetto allo scorso anno, quasi la città si voglia riunire attorno al simulacro del Cristo in segno di omaggio e di affetto.
ma noteremo dietro anche chi porta i simboli. Ora stiamo vedendo i bersaglieri in congedo, ma c'è la Croce Rossa, c'è la Misericordia, c'è la Polizia e tante altre organizzazioni. Intanto abbiamo visto passare un altro dei simboli della Passione, il gallo. Sì, il gallo è il segno un po' negativo, è un segno di tradimento, no? Però quel gallo che canta non è solo la negatività, è anche un richiamo forte alla conversione. Prendiamola così, non pensiamo solo alla denuncia di un rinnegamento purtroppo consumato, ma è anche il richiamo per ognuno di noi. Richiamo a dire attenzione, perché il gallo canta per tutti e dobbiamo essere tutti pronti nel momento della difficoltà, della paura, a non rinnegare, ma a riscegliere Cristo. Vediamo adesso, appena passata anche la colonna, momento terribile della sofferenza di Cristo. La flagellazione era già una pena definitiva, distruggeva, dilaniava il corpo di una persona a questo condannata. L'avversione verso Gesù era talmente elevata che lo volevano proprio in croce, morto in croce. Non bastava che non fosse più d'uomo il suo aspetto, ed ecco allora è passato appena la brocca e il catino, perché Pilato, non trovando altro per poterlo condannare, se ne lava le mani. Un segno sicuramente un po' di vigliaccheria, ma anche un segno di dire: voglio prendere le distanze, io non voglio partecipare a questa condanna. Ma avrebbe potuto fare qualcos'altro di certo. Ed ecco la corona di spine. La corona di spine, perché consegna, Pilato consegna praticamente ai giudei il corpo, la vita di Gesù, la vita di Gesù, e loro, per deriderlo ulteriormente di questo essere il re dei giudei, lo incoronano con le spine. Spine che erano un po' tipo un caschetto che trafiggeva in maniera dolorosissima il capo di Gesù, e lì altro sangue versato, proprio sangue dal dolore di una spina, ma di tante spine che ti trafiggono, ma vogliono essere il segno delle tante spine dell'umanità. Quanta gente soffre, le spine dell'umanità. Ecco, Gesù fa propria tutta la sofferenza dell'umanità. Questo è il messaggio fondamentale un po' della processione alla quale stiamo assistendo. Il Venerdì Santo forse è uno dei giorni più toccanti per tutta la cristianità. Sicuramente dal punto di vista emotivo è il più coinvolgente. La lettura del Passio di Giovanni oggi ha proprio fatto entrare nel vivo di questo dolore, un dolore vissuto per amore. C'è questo Gesù che fa proprio a tutta l'umanità, l'umanità che soffre, l'umanità che grida, l'umanità che non riesce a trovare una speranza. E Gesù vuole essere proprio questa speranza. E a proposito di associazioni, e a proposito di chi porta i simboli, adesso ne stanno arrivando altri di grande valenza emotiva. Sì, è la Sindone, scusate, è il velo della Veronica, che precede il volto della Sindone logicamente. Ecco, il velo della Veronica è un po' la sofferenza di Cristo dilaniata dalla flagellazione mentre sale il Calvario, e non a caso c'è la Croce Rossa che interviene continuamente. Andiamo avanti con gli abiti, le vesti. Le vesti, si divisero le vesti, se le tirarono a sorte, i soldati non erano ben pagati, approfittavano un po' di tutto, anche delle vesti dei condannati, ma quando videro che la tunica era una tunica particolare, senza cuciture, si vede che Gesù portava una tunica anche di una certa importanza, di un certo valore, diciamo, non era proprio un abito dei poverissimi, ecco, diciamo così. Non vollero rovinarla, non vollero strapparla, e se la tirarono a sorte, e così qualcuno la riuscì a vincere. Sì, la tirarono a sorte, non si sa bene, qui di solito ci sono dei dadi per significare questo, ma in realtà c'era un gioco che i soldati facevano spesso, si chiamava il gioco del re, tipo un tris un po' particolare, che troviamo ancora scolpito in alcune pietre dell'epoca nei luoghi di Terra Santa. Una marea di gente stiamo vedendo. Don Emilio, all'interno della cattedrale, una volta entrati i simboli della Passione, cosa accadrà? Sicuramente ci sarà un momento di preghiera,
A volte ci sono dei canti che commemorano proprio questo momento così doloroso e poi al termine l'assemblea si scioglie in silenzio, ma ci sarà un fortissimo momento di devozione alle due immagini della Madonna addolorata e del Cristo morto. Ecco, è un momento veramente forte di preghiera dove possiamo pensare che ogni persona che porta dolori nel cuore confida in quella morte che di lì a poco sarà risurrezione, quindi sarà realmente un Dio fedele che mantiene le sue promesse. La nostra fede è credere alle promesse di Dio. Altro simbolo, altro significato. Sì, vediamo la scala. Ed è... Anche qui c'è un duplice significato, sicuramente serviva per favorire la crocifissione, ma la scala è anche un po' la scala verso il cielo, la scala di Giacobbe. Allora quella crocifissione ha come significato un salire, un elevarsi per raggiungere il Signore, per raggiungere Gesù crocifisso. E sapete, la crocifissione era veramente ignobile, faceva perdere ogni dignità, ti spogliavano nudo, ma significava rifiutato dalla terra, non accolto dal cielo, quindi proprio il massimo del disprezzo per un essere umano. Ma questa scala per noi va oltre, non si ferma a quei metro, due metri che potrebbero essere, ma arriva fino al cielo, perché il Signore è l'unico che Gesù è l'unico che con la sua morte può salire in paradiso, riaprire le porte e dietro di lui tutti sarebbero potuti entrare. La processione ha sfilato, lo abbiamo detto, dal Sacro Cuore, quindi nel centro di Pescara, ha attraversato tutta la città per raggiungere Pescara Porta Nuova, dove ci troviamo noi, qui in cattedrale a San Cetteo, una processione che unisce ogni anno e ogni venerdì santo l'intera comunità dei fedeli, ma anche i cittadini, perché abbiamo visto le saracinesche dei negozi abbassati, le candele esposte sui balconi e sulle finestre. Insomma, la tradizione che si unisce alla devozione, e questo è il giorno del silenzio e della riflessione in attesa della resurrezione del Cristo. Ecco, vediamo che vengono portati, il simbolo viene portato ai vigili del fuoco. La processione prosegue e dietro ogni simbolo c'è il corteo dei fedeli, delle varie parrocchie, ma anche fedeli singoli che decidono di seguire i simboli. E qui poi c'è la croce, che è un po', nella croce si racchiude un po' tutta la cristianità, il simbolo per eccellenza, l'emblema per eccellenza. Proprio così. Abbiamo notato anche tante religiose fra questo popolo di Dio, queste suore che offrono la loro vita nei vari servizi a secondo della loro vocazione. E diciamo che siamo un po' tutti ai piedi della croce. Cosa significa stare ai piedi della croce? Significa saperla abbracciare. Quel dolore che spesso tocca la tua vita, ti chiede magari un sacrificio e ti chiede di avere fede, perché non si comprende, non si capisce. Perché, Signore? Quante volte tutti abbiamo detto, ma perché, Signore? Ma perché proprio a me? Ma perché questa croce? Perché questo dolore? Perché questa sofferenza? E Gesù ci testimonia solo un atteggiamento, una modalità: abbraccia la croce e guarda oltre. La croce sembrerebbe quasi impedire il vedere oltre, no? Il guardare oltre, ma se l'abbracci, guardi oltre. Abbiamo la misericordia, prima c'erano gli incappucciati, di quale confraternita? Sempre della misericordia, sempre sì, della sì, misericordia. Sì, quelli che portano la croce hanno questa caratteristica di coprire il loro volto, perché il servizio non ha un volto, il servizio è di un corpo, cioè dovrebbe essere come per dire la Chiesa che si mette a servizio, non l'individuo, la individualità, non è la lode per una persona o un'altra persona, ma è la lode per un corpo. Questo Gesù tante volte ce l'ha fatto capire e loro lo rappresentano così: non è il mio volto importante, siamo noi insieme che facciamo questo servizio, che svolgiamo questo servizio. Ecco, questo è un po' il significato autentico della Chiesa: siamo un corpo, siamo il corpo di Cristo, tutti siamo il corpo di Cristo. In questo momento questo corpo di Cristo è nella sofferenza, è nel dolore, vediamo i malati, vediamo l'Unitalsi, vediamo i volontari della sofferenza, probabilmente ci sono anche i volontari di Don Orione. Ecco, sono quelle associazioni che in modo particolare curano queste situazioni di maggior sofferenza fisica, spesso, ecco, ma
È lì che viene seminata la speranza, è proprio lì che viene seminata la speranza, ha un senso questo. La tentazione è che siano persone inutili, non serve a niente, invece la sofferenza è veramente il preludio alla redenzione. E Gesù non ha fatto altro che dirci questo più volte e nella sua passione e morte l'ha proprio fatto capire chiaramente. Un pensiero va da tutti noi a chi soffre nel fisico, ma anche a chi soffre nell'anima, perché anche questo è un dolore, la sofferenza dell'anima. Sì, abbiamo insistito tanto proprio sulla sofferenza dell'anima, ma poi anche quella del corpo non è certamente da tenere in secondo, certo, in secondo ordine. E adesso c'è il momento più toccante, tra breve faremo anche un po' di silenzio. Sì, arrivano alcuni sacerdoti del capitolo della cattedrale, sono gli stretti collaboratori del Vescovo e insieme al Vicario Generale, oggi il Vescovo è altrove a celebrare la Passione, quindi abbiamo il Vicario Generale che presiede la processione, Don Francesco Santuccione, abate di Pescara e parroco della cattedrale. Ed ecco, i vigili del fuoco che portano il Cristo morto. Logicamente con un picchetto d'onore delle autorità militari, è il momento del silenzio, ecco, facciamo questo momento di silenzio e questo mistero non è solo da adorare ma è da contemplare. I cavalieri del Santo Sepolcro scortano logicamente il Cristo morto. Ecco, forse la preghiera è Gesù abbi pietà di noi. Penso che siano queste le parole che nel cuore di tutti sono presenti quando passa il Cristo morto. Ma in quella morte c'è la morte del peccato, c'è la morte del male e c'è quindi una speranza. Ecco, questa dolore, amore, speranza sono tre parole chiave di questo evento e non possono essere scisse tra di loro. Il dolore, l'amore e la speranza. Ancora a sfilare? Sì, loro sono le dame dei cavalieri del Santo Sepolcro. Che si stanno avvicinando sì. Ovviamente alla cattedrale di San Cetteo per entrarvi e guardate, grazie alle immagini di Andrea Berardinelli, le tante persone assiepate sia sui marciapiedi che sulla scalinata di San Cetteo, dove è appena entrata la statua del Cristo morto, portata dai vigili del fuoco e scortata dall'arma dei carabinieri in alta uniforme e ancora a sfilare. Maria addolorata, ecco, la Madonna addolorata, un altro segno di grande dolore, ma è importantissimo perché tutti ricorriamo a Maria in tante, tante situazioni della nostra vita, in tante situazioni di dolore. E chi può comprendere maggiormente il dolore dell'umanità se non Maria che ha visto morire il figlio suo in quella maniera così atroce? E così vediamo ancora i vigili del fuoco portare questa immagine, un'immagine particolarmente suggestiva. Veramente l'Ave Maria prega per noi automaticamente, è presente nei nostri cuori. E vediamo il volto addolorato della Vergine Maria con il rosario tra le mani e come consuetudine pescarese lo sanno, adesso è il momento conclusivo della processione, cioè dietro la Madonna addolorata c'è l'intero popolo dei fedeli e ci sono le autorità che sfilano e chiudono la processione che si concluderà, come dicevamo, all'interno della cattedrale di San Cetteo. C'è davvero tanta gente, Don Emilio, io direi che possiamo, ecco, anche le campane che suonano. Sì, è il rientro, ma solo un tocco, solo un tocco di campane, perché le campane in realtà sono legate fino alla notte di Pasqua, il momento della risurrezione. Ricordiamo. Sì, il momento della risurrezione è logicamente il momento più importante. Diciamo che dopo questa processione non c'è più niente nelle chiese, nessuna chiesa del mondo, oserei dire, se non l'appuntamento per la solennissima veglia pasquale, alla quale io stesso inviterei per quanto possibile la massima partecipazione, perché è una lunga veglia, ma una
una veglia che ci fa ripercorrere un po' la storia della salvezza fino alla risurrezione, una gioia grande, una gioia infinita che dà senso e significato a tutta la nostra esistenza e a tutta la nostra fede. Don Emilio, siamo in chiusura, io ti ringrazio come sempre perché come ogni anno ci racconti in maniera così bella e così profonda il significato del Venerdì Santo. Io vorrei da te un messaggio conclusivo da dare ai telespettatori di Rete 8 che ci stanno ascoltando per poi concludere qui da Pescara. Ma il messaggio è che in Cristo, Cristo ha preso su di sé tutti i dolori dell'umanità, tutti coloro che sono in questo momento tristi, sfiduciati, hanno perso la speranza, ecco, in un incontro sincero con Gesù possano ritrovare il gusto e la gioia di vivere. Io auguro che questa Pasqua sia un ritrovare la gioia di vivere. La gioia di vivere significa anticipare il paradiso sulla terra per poi viverlo in pienezza nel cielo. Ecco, quindi l'augurio più grande è che nella fede puoi, insieme agli altri, abbiamo detto un corpo, una comunità, riuscire a gioire insieme in questa gioia, pregustare il paradiso e poi un giorno, quando saremo chiamati dal Signore, viverlo in pienezza in cielo per l'eternità. E quello sarà il paradiso. Con questo bellissimo messaggio ringraziamo Don Emilio Lonzi, ringraziamo tutti voi cari amici di Rete 8, grazie ad Andrea Berardinelli per le riprese. Dunque, per questo Venerdì Santo, da Pescara è tutto. Un buon proseguimento.